Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a Rage 2, la tanto attesa recensione di Rage 2. Ho finalmente finito il gioco e sono pronto a parlarne con una parola che secondo me lo descrive alla perfezione. Incompreso! Rage 2 è uno di quei classici giochi che sono stati, secondo me, erroneamente massacrati senza che ce ne fosse poi reale motivo. In molti posti, molti anche canali qua su YouTube, il gioco è stato fatto a pezzi sulla base di alcuni suoi difetti oggettivi, che però non sono tali da oscurare la qualità complessiva dell'esperienza. Cioè, il grande disegno di Rage 2 va a compimento anche con i suoi difetti. E questo è l'argomento per cui vorrei, cioè su cui vorrei costruire tutto il discorso. Allora, Rage 2, partiamo dai difetti, così ce li leviamo subito di torno. Allora, Rage 2 è un gioco breve, perché comunque completare l'avventura principale non ti porta via più di 10 ore, a dir tanto. È un gioco in cui l'open world non è che brilli di chissà quale qualità, anche perché insomma, la parte open world, come ben sapete, è stata affidata ai ragazzi di Avalanche Studios, quelli di Just Cause, e non è che abbiano mai brillato in termini di qualità degli open world. Per cui era lecito aspettarsi un'esperienza che da quel punto di vista non fosse poi così eccezionale. In aggiunta a questo ha una narrazione che non è che sia proprio il massimo della vita, per una precisa scelta stilistica, cioè un gioco che vuole ricordare un po' l'atmosfera degli action movie anni 80, è un gioco che non si prende troppo sul serio dal punto di vista narrativo, ma che cerca di lanciarti addosso un sacco di coattaggine e di ignoranza senza preoccuparsi troppo del come, del quando e del perché. Succedono un sacco di cose molto appariscenti, ma nessuna di queste ha veramente un suo significato, una sua finalità narrativa. È tutto buttato lì tanto per fare scena. Perché è un gioco così, è uno sparatutto ignorante che tenta di estremizzare tanti temi, tanti argomenti, semplicemente per farti divertire, senza impegnarti troppo il cervello. E in questo riesce benissimo. Quindi, gioco breve, gioco con un open world poco ispirato, gioco narrativamente rivedibile. Porcheria? No, no, perché essendo uno shooter, essendo uno sparatutto, seppur open world, ma pur sempre uno sparatutto, dov'è che Rage 2 eccelle in maniera assoluta? Nello shooting. Le meccaniche di combattimento, il gameplay in assoluto, è tra i migliori visti in questa generazione. Un gameplay che si regge su una grande precisione delle meccaniche, una grande varietà di armamenti, una grande varietà di situazioni per mettere in funzione, in utilizzo questi armamenti e tante situazioni in cui potersi divertire attraverso altrettante abilità speciali. Allora, Rage 2 è un gioco in cui tutta l'esperienza si riduce alle sparatorie, ma è come giusto che sia, perché è uno sparatutto. Quindi giudicarlo sulla base del suo open world sarebbe sbagliato, perché è uno sparatutto. L'open world è un'aggiunta a gameplay, che è un'altra cosa. Per cui io onestamente devo dire di essermi profondamente divertito. Sì, ok, ci sono tante attività, se vogliamo, un po' piatte tra le varie missioni principali, ma comunque sono attività che risultano divertenti perché in Rage 2 ci sono tante abilità, tante armi, tante situazioni in cui potersi divertire. E io onestamente, forse perché non avevo chissà quali aspettative nei confronti di Rage 2, mi sono profondamente divertito. Cioè, non ho mai avuto momenti durante l'avventura in cui ho detto: "Oh, non ce la faccio più, speriamo che finisca." Cosa che invece mi è capitata più e più volte con altri titoli ben più blasonati, ben più chiacchierati, ben più amati dalla critica. Mi è capitato spesso di annoiarmi a morte facendo cose noiose che sembravano messe lì tanto per allungare il brodo. In Rage 2 le cose non sono andate così perché c'è l'essenziale. E quell'essenziale è ben concentrato. È come dire, che ne so, bevo un bicchiere di un buon vino così com'è. Ed è un bicchiere. Oppure me lo allungo con 3 litri d'acqua e sì, sa di vino, ma alla lunga ti viene pure un po' di sbocco, no? Perché, no? Ecco, questo è un po' il concetto che secondo me racchiude l'essenza stessa di Rage, un gioco concentrato ma veramente buono in quel poco che riesci a godertelo. Per cui faccio fatica a capire come mai sia stato massacrato così tanto perché, ok, non c'è il multi, una volta finito che faccio? Quello che si faceva 10 anni fa con tutti i videogiochi, si mette da una parte e quando ti arriva lo rigiochi. Ecco, però ripeto, se io dovessi consigliare
uno sparatutto a un amico che viene da me e dice: Davide, voglio un bello sparatutto per divertirmi e godermi l'esperienza di shooting. Io proporrei a mani basse Rage. Se non fosse Rage 2 sarebbe Doom. Cioè, gli sparatutto, secondo me, quelli veri, quelli di stampo arcade, chiaramente, devono essere così. Cioè, io mi devo divertire, devo poter non avere momenti di noia e devo poter fare tante cose in maniera diversa. Quindi, ricapitolando, se dovessi dare un voto, cosa che mi scordo sempre, infatti perdonate il taglio, ma mi ero scordato di parlare di questo argomento, darei assolutamente un 8 pieno, perché al netto dei suoi difetti il gioco riesce comunque a divertire. Una piccola aggiunta, giusto per soddisfare i più puntigliosi, e so che tra voi qualcuno c'è, se volete andare più sul sicuro, prendetelo a 40 euro. Così aspettate un piccolo caos. Secondo me li vale tutti i soldi che costa, perché quelle 10 ore, oltre a essere rigiocabili, secondo me, perché si possono sperimentare approcci differenti con armi differenti e approcci appunto diversi, valgono il prezzo d'acquisto. Però, considerando che siamo in un'epoca in cui il gioco breve è visto già male di suo, aspettate che scenda un po' se non siete pienamente convinti, e vi accorgerete che a 40 euro magari, il prezzo così, dico una cifra tanto per, il gioco rispetterà perfettamente le vostre aspettative e probabilmente sarete anche d'accordo col voto che ho appena dato. Per cui ragazzi, niente, felice che alla fine le mie prime impressioni si siano in qualche modo confermate anche in sede di recensione, e fatemi sapere voi cosa ne pensate, se l'avete giocato, se lo avete visto da altri, se l'avete comunque anche solo provato un attimo, che impressione vi ha fatto. Per cui ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima, vi ringrazio come sempre e noi ci vediamo.